cantare solo, un po' solo e Dio. Nel nostro paese, scusate, scusino le donne, visto che ieri c'è stato la domanda, me lo dovete consentire. Nel nostro paese non occorre affermare di avercelo pure, ce l'abbiamo già naturalmente. Questo è dedicato a Roma Ladrona, altro bel esempio. Poi sono arrivati a Roma, fanno peggio di quelli che c'erano prima. Nel nostro paese non si può gridare Roma Ladrona, si può cantare Roma Capoccia. Poi sentite l'ultima, forse molti di voi conoscono l'eroe, io sono un Italo Albanese. Ha fatto incazzare in un modo incredibile i leghisti, quando ho fatto le dirette a Radio Padania la gente telefonava e diceva: come ti sei permesso ad offendere Alberto da Giussano? Nel nostro paese Alberto da Giussano è ritenuto un dilettante al cospetto del nostro Giorgio Castrino. Dopo la lettura del libro Terroni di Pino Aprile aggiungo un altro punto al decalogo, diventerà un decalogo, non so come sarà. Nel nostro paese tra giorni ci sarà una via dedicata a Carmine Crocco, contadino brigato. Bravo! Poi un minuto per chi vuole fare domande, perché poi a prima deve andare via. Quindi abbiamo poco tempo, sappiamo utilizzare con la massima. Attimo. Grazie per l'invito, sarò particolarmente breve. Una delle prime cose che ho fatto quando sono diventato assessore alla cultura, ho chiamato Pino Aprile e poi ho avuto il piacere di averlo a Soveria Mannelli in quest'estate nella mia città. Il libro di Pino Aprile ha almeno tre grandissimi meriti. Il primo, quello che ci ha spiegato che non è stato un pranzo di gala sull'Unità d'Italia. Secondo, che il divario nel 1860 non c'era. E ti